ancora vergine, non sa nulla delle delizie dell'amore, non può sapere nulla. Telefonate di prima mattina, basta videochiamate. Oh, mamma, è ora di tagliare il cordone ombelicale. Ma non capisci. Lei è la mia bambina. Parla piano, per favore. Oddio, la mia bambina. Guarda che t'ammazzo se esce! Buongiorno! Che bella! Che bella! Stupenda! Devi andare a lavoro? Mi bevo un caffè. Non c'è qualcuno? No, nessuno, sono quelli del piano di sopra che trivellano da mesi, no? Hai portato Damiano in casa? No, no, amore, se ci fosse Damiano, tu saresti sotto un ponte, capito? Non è Damiano, e allora chi è? Zainet! Gini, mi stai sbattendo fuori, non ho mai bevuto un caffè, posso fare amore, colazione? Tu adesso sei la star di Audrey, tu devi farti portare la colazione in ufficio, capito? Sì. Sì. Hai ragione. Brava, fatti venire. In ufficio, e dico a tutti, portatemi un caffè. Brava. E? Un cornetto. Brava, e anche frutta fresca. Ciao, amore. Ciao. Aspetta, sei sicura che lo posso fare? Sì, vai. Ok. E adesso mi calmo, tranquilla, e la butto fuori. Esci. Grazie. Stavo svenendo là dentro. Che io stavo svenendo. Irene, capiamoci. Tu mi sei simpatica. Anche tu. Io ti ho fatto dormire nel mio letto. Ti ho prestato la mia crema nuova con la triplice molecola di ialuronico. Ah sì, non che ne avessi bisogno. Però Daphne è stata chiara. Non vuole più vederti e non vuole più sentirti. Ma non capisci che devo restare qua vicino a lei? Lei è cambiata, è diversa. Prima era una ragazzina tanto dolce, con sua mamma tanto tenera. Adesso non so... Non è che avresti un po' di crema anche per le gambe? Sempre alle tre molecole? No, perché io sul corpo uso solo olio d'oliva. Ecco, Daphne, ad esempio, non si cura, non si cura mai. Ha bisogno del mio aiuto e della vicinanza di mamma anche per questo. Perché deve imparare a volersi bene, ad amarsi. Una ragazza con così tanti problemi nella testa. Beh, lo capisco. Irene, pietà. Irene, devi avere pietà di me, capito? Io non posso farmi venire un infarto per colpa tua, ok? Respira. Sì, sto respirando, non ti preoccupare. Allora facciamo così. Io provo a parlare con Daphne, però tu mi devi promettere che ti rendi invisibile e non fai danni. Invisibile, impossibile. Non però fai danni. Ti prometto. Giuro. Hai giurato? Respira. Organizzo un party. La festa dell'anno. Sì? Sì, posso fare dopo? Ecco la mia Daphne. Buongiorno, Claudio. Ho appena ricevuto una mail da Red Pants. Ah. Mi dicono di aver incrementato le vendite dei sex toys del 30%. E questo solo grazie alla tua recensione. Io non pensavo si potesse scrivere con così grande maestria di un vibratore. Claudio, grazie. Ah. Scusa. Ma grazie a te. Questo è un grandissimo risultato che fa bene anche a noi. Stai lavorando veramente bene, Daphne. Brava. Daphne, grazie per l'invito, eh.
qua. Ci vediamo stasera alla festa. Dove? Che festa? Anch'io ho accettato l'invito, grazie davvero. Mi piace questo spirito di iniziativa. Fa bene al gruppo. Come si chiama? Il building... Fielding. Sì. Spirito di gruppo. Sì. Brava. Tra l'altro... Posso? Stop. Quante donne ci sono stasera alla festa? Quale festa? Team building. Team building, bravissima. Dove devo firmare? Oh zio, allora a casa tua stasera, però arrivo dopo le 7:30 perché prima ho kickboxing. Ciao bella. Amore! Vedrai! Daphne, sono con Damiano, muoviti. Ginevra, sei stata tu, vero? Ma fare cosa? Come fare che cosa? L'aperitivo a casa nostra. Esatto, sorpresona. Ti si può proprio fare una sorpresa a te, eh? Ma quale sorpresa, Ginevra? Tu sei impazzita. Cosa ti è saltato in mente di invitare tutta la redazione? Guarda che lo so che questa mattina mi hai cacciato di casa per questa cosa. Amore, lascia fare a me, ok? È tutto sotto controllo, non ti devi preoccupare di niente. Ci vediamo stasera, ciao. Le madri vanno sempre cacciate via. Questa cornice ha fatto il suo tempo. E viene a capire qual è il tempo di cambiare. Sì, se no puoi chiamare il manager che contatta la ditta in 24 ore nuova. E perché non te ne occupi tu? Perché questo non è il mio lavoro, papà. Mi sa che sto pensando di licenziare il manager. Lo sai perché? No. Perché voglio che tu venga a lavorare con me. Quello che ho voluto sempre per te. Che però non è quello che voglio io per me, papà. Mi dai un grande dispiacere, lo sai. Comunque, non ti richiederò un'altra volta. Lo so. Hello? Cielo! Ma chi sei? Tu guarda questi. Hello? Per Daphne? Ah. Cos'è? L'uomo per tutte le donne. Da Red Pants per festeggiare il nuovo innalzamento. Fa comodo l'uomo per tutte le donne. Anzi, adesso che ci penso bene, a Ginne piacerà tantissimo. Sì. E io non potrei mai, mai privare un'amica di una gioia così grande. Questo è il primo di tanti, tanti viaggi insieme. Oh. Cosa? Ah! Cos'è? Mi fai morire. Joselito. Io non sono una tipa gelosa, anzi sono addirittura disposta a condividerti con Gin. Gin è la mia coinquilina e la mia migliore amica. È una tipa a posto, vai, adesso te la presento. Un po' svampita, a tratti, molto disordinata. Però ci sta. E poi tra il numero perfetto, si sa. Dammi una mano. Questa relazione sta iniziando malissimo. Amore, tutto il giorno con te,
baceremo e sogneremo. Sono rimasta tutto il giorno chiusa in camera per una festa che non ho neanche organizzato io. Sono già tutti di là. Oh, sarà una noia mortale. Che mi posso mettere? Ci baceremo e sogneremo tutta l'estate insieme. Non vedo l'ora di tornare sopra quella spiaggia dove tremate l'ho baciata per la prima volta. Amore, tutto il giorno con te sulla spiaggia infuocata ci baceremo e sogneremo tutta l'estate insieme. Che sbatta, no? Mm? Ti diverti? Non c'è nessuno al fallimento. Togli questi piedi dal divano. Carino. Ciao. Ciao. Ok. Antonio, l'amico di Daphne. Andrea, l'amico di Daphne, sì. Ginevra. Antonio. Andrea, scusa. Ah, ok. Amore, tutto il giorno con te sulla spiaggia infuocata. E sei la responsabile delle mie gioie più intime, capisci? Io ti guardo, mi si squarcia la mente. Sei la mia Madeleine. Luisona e l'assalto al regno. Luisona, quante soddisfazioni che mi ha dato quel personaggio. Anche a me. Ma amore, come mai Edo non c'è? Ci siamo lasciati. E hai visto il nome di Daphne? Coraggioso. Sì. Daphne non ha preso niente da lei. No, proprio zero. Il capolavoro assoluto. La dottoressa non emette fattura. È il mio preferito. Dottoressa, la sua situazione è grave. Concilia o stilo il verbale? Me lo chiedono sempre tutti. Guarda, guarda, ho fatto qualcosa per allestire questa scena. Finanziere? Ma è proprio lui? E la sua dottoressa? E lo stetoscopio manca. Dottoressa, in base all'articolo 728, bis, abbiamo accertato, dopo indagine accurata, che la sua situazione è gravissima. Concilia o stilo il verbale? Basta. È imbarazzante. No, 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 no. Cosa? Ventricolo destro, ventricolo sinistro. Sì. Valvola bilaterale ingrossata. Effettivamente non mi sento molto bene in questo ultimo periodo, dottoressa. Cefalosi, lombosi, sì. Lardosi. Sbottoni, sbottoni, dottoressa. Il fegato, la sì. Dottoressa, dottoressa, mi curi lei. Per favore, dottoressa. Io la curo, ma lei mi deve alleggerire. Mi alleggerisca. Alleggerisco, dottoressa. Alleggerisca. Articolo 28, alleggerito. Alleggerisca. Coma 1, coma 2, coma 3, coma 4, coma 6, coma 7, coma 8. Io alleggerisco tutto, dottoressa. Sì. La sera che volevo parlarti e so che posso sembrarti un tipo un po' strano. Beh, sì. Ma non preoccuparti, io ne sto conoscendo un sacco di tipi strani ultimamente, quindi... Sì, è che volevo aspettare di dirti la cosa giusta. Insomma, non è che tu non mi piaccia, anzi, solo che... Complicato, io ci devo andare con calma. Ah, sì, perché sei straight edge. So che cosa, mi sono anche informata. Magari per te la scelta è un po' assurda, però per me è una cosa seria. Certo. Io devo essere coerente. Beh, la coerenza è importante. Thank you.
sì, è che, come dire, devo valutare la situazione e quindi è meglio valutare bene la situazione. Perché non ce ne andiamo via da qui? Scappiamo. Lorenzo! Amore, eccoti. Ciao. Non riuscirei a trovare un tasso a quest'ora. Ma poi non sai quante storie mi ha fatto questo tassista per portare le valigie fino a casa tua. E tu nemmeno c'eri. Io ho visto su Facebook che è venuta una festa qui. Beh, l'importante è che la sorpresa sia riuscita, no? Sorpresa. Ciao. Io sono Elena, tu sei? Daphne. Signorina, io devo andare. Arrivo subito. Sì. Poi c'era questa. Va tutto bene. Però non mi smocciolare. Aspetta. Scusa. Tieni. Vabbè. Che sarebbe di seta, ma... Vabbè. Dai, su. È un mostro. È un mostro tua madre. Ma anche noi un giorno saremo così avide, così egocentriche, così insaziabili. Non lo so. E non ci voglio pensare, ok? No. Dimmi solo che se n'è andata per davvero e che non l'hai nascosta in qualche altro armadio. Te lo giuro, Claudio l'ha portata all'hotel del padre di Samira. Raderà al suolo l'hotel, lo sai? Io spero che ci finisca sotto anche Lorenzo. Hai ragione, amore. Però, per fortuna, è il cuore che si sceglie la famiglia.